tu hai appena detto che il concetto di Apocalisse, il concetto di fine, il concetto, se vogliamo, anche di morte, no? E allora parliamo anche un po' di questo aspetto, in maniera assolutamente, come dicevo prima, inedita, perché l'associazione del concetto di fine e quindi di morte è visto sempre, ovviamente, è normale che lo sia, in chiave totalmente negativa e terrorizzante. Beh, questo è il nostro punto di vista, indubbiamente, di uomini dell'Occidente avanzato, ma non è detto che sia l'unica chiave di lettura, perché altrove c'è chi vede questo aspetto in maniera totalmente diversa. E di questo ci parlerà Patrizia Tasselli adesso. Signori, a voi Patrizia Tasselli. Buongiorno a tutti e grazie. Intanto mi perdonerete una certa emozione, perché per me è la prima volta che mi trovo ad affrontare un'esperienza del genere. Per cui se mi sei tra amici e c'è sempre una prima volta. C'è sempre una prima volta, giusto. Ecco, come ha detto Roberto, io non vi parlerò di catastrofi planetarie, assolutamente. Anzi, io cercherò di affrontare l'argomento in maniera non drammatica possibilmente, di quella piccola catastrofe personale che tutti saremo costretti ad affrontare. È come dire, una profezia facile questa, no? Tutti noi moriremo. Come dicono a Roma, ce tocca. Ce tocca, e quindi ecco, la mia profezia non dà dubbi. E sappiamo, come ha appena detto anche Ilaria ora, che per, come dire, in un certo modo esorcizzare questo evento, senza che noi abbiamo alcuna prova precisa della loro esistenza, ci siamo creati paradisi, rinascite, reincarnazioni, oppure qualcuno semplicemente considera la morte come la fine di un'esperienza che magari si deve cercare di vivere in maniera più creativa possibile. Ci avviciniamo alla festa del 2 novembre, che diciamo noi consideriamo, noi cristiani, particolarmente cattolici, no? Consideriamo la festa dei morti, ma generalmente con un certo imbarazzo, no? La chiamiamo ricorrenza, perché parlare di festa dei morti, insomma, ci sembra un po' disdicevole. E come la passiamo questa ricorrenza? Andando al cimitero, ritrovandosi sulla tomba, ritrovandoci fra parenti, amici, magari che non vediamo da tempo, e sulla tomba dei nostri congiunti, molto spesso ci fingiamo contriti, facciamo osservazioni del tipo tanto tocca a tutti, poi ascoltiamo, cioè subiamo come era buono, sì come era buono, muoiono, se ne vanno sempre migliori, eccetera eccetera, subiamo la cerimonia religiosa e poi tutti a casa. Questo è quello più o meno che accade qui. In Messico le cose vanno in maniera diversa. Vi garantisco che in questo momento, già da qualche giorno, si stanno facendo dei festeggiamenti mega galattici in preparazione del Dia de Muertos. Questi festeggiamenti coinvolgono tutte le categorie sociali, tutte le persone, ma soprattutto tutte le istituzioni pubbliche, comprese le scuole e le università. Nelle scuole ci sono preparati, no, nei corridoi, altarini che poi sono stranissimi, perché come vi spiegherò c'è un sincretismo proprio tra la cultura preispanica e quella successiva, quella odierna.
preparano appunto, tutte le istituzioni hanno questa, preparate con queste simbologie della morte, particolarmente sentita e particolarmente usata è la calavera, cioè il cranio, la scalaveras, sono un tormentone, no? Pensate che io ci sono stata l'anno scorso, proprio in questo periodo, che i miei, faccio una piccola parentesi, la mia famiglia vive in Messico, per cui ecco perché conosco abbastanza bene l'ambiente, e mi hanno dato dei regalini da portare agli amici e parenti in Italia, niente meno che dei teschi con scritto il nome dell'amico, cosa che qui insomma uno si comincia a toccare, no? A dire oddio, portaiella, invece no, è normale, quindi chiamiamolo una forma di esorcismo, ma non solo. È una festa, come ho detto, di origine antica. È interessante notare come in Messico le varie culture che si sono succedute in realtà non abbiano prodotto un vero e proprio sincretismo, ma si siano come sovrapposte su piani paralleli, piani permeabili l'uno all'altro, per cui accade che a un certo punto tu vedi, per esempio durante questa festa di cui sto parlando, tu vedi manifestazioni di tipo tipicamente cristiano, a un certo punto vedi apparire le maschere maya o azteche con queste teste mostruose che girano proprio per la strada. Ma ecco, a questo punto io, per annoiarvi meno, direi di cominciare a proiettare alcune immagini. Allora, questa che vedete basilica, la vecchia basilica della Madonna di Guadalupe. Va bene? Perché parto dalla Madonna di Guadalupe? Perché anche qui proprio c'è un collegamento tra quello che era il vecchio e il nuovo. Vedete, dunque, sulla sinistra c'è la basilica, quella nuova, resa famosa dalla visita di Giovanni Paolo II. Quella che vedete centrale è la vecchia basilica, ma ce ne sono altre di chiese. Questa è la Madonna di Guadalupe, la famosa e veneratissima Madonna. Vi spiegherò perché, la faccio vedere. Ecco, qui potete vedere già, questa è una vecchia chiesa. Una vecchia chiesa degli Indios, antica chiesa del popolo Indios. E vedete come già qui, in occasione delle feste dei morti, abbiamo una simbologia che col cristianesimo non ha niente a che vedere. Ecco, vedete da vicino questi mascheroni, il giaguaro rappresentava nel mondo azteco, o meglio, come preferiscono dire loro, mexica, cioè perché loro amano chiamare messicana tutta la loro cultura, senza fare distinzione tra maya, aztechi o tolmechi o tutte queste distinzioni che noi amiamo fare quando ci accostiamo alla cultura messicana. Quindi ecco, il giaguaro a bocca spalancata che è l'ingresso al mondo della morte, no? E qui l'abbiamo, lo vediamo di fronte proprio all'ingresso di una chiesa cristiana. Ecco, quest'altra maschera che vediamo qui invece è proprio dentro la chiesa, quindi non è che viene tenuto fuori così gentilmente per una concessione alla superstizione oppure alle usanze popolari, no, proprio è in chiesa questo. E vi garantisco che le chiese tutte, compresa la cattedrale di Città del Messico, sono imbandite proprio con questi altarini, ma veramente non ci si passa perché tutto in terra è pieno di fiori,
di croci, di teschi, di maschere appunto come questa, proprio per diciamo festeggiare proprio la morte. Ecco, qui abbiamo un'immagine che io che è molto triste, a me ha commosso molto. Questa è appunto nella vecchia basilica, quella che c'era prima, dove era esposta la Madonna di Guadalupe prima della costruzione di quella nuova. E se voi vedete c'è questa immagine di Maria con tre bambini. Io non avevo notato in prima battuta, sono tre bambini morti che tiene in braccio la Madonna e sono uno nero, uno bianco e uno giallo. E questo è molto commovente proprio perché è la dimostrazione di come la morte proprio sia uguale per tutti, no? Ecco, questo è uno degli altarini, io ne ho messo uno per fare un esempio, e questi sono dappertutto, ripeto, nelle scuole, nei municipi, nelle vetrine, che vi devo dire, dappertutto, sono un tormentone. Ci sono, come vedete, le cose più svariate, ecco, potete sbizzarrirvi dalle simbologie cristiane a quello che volete. Ecco, qui a titolo di cronaca ho messo, siccome siamo vicini, questo è Teotihuacan e questo è il Viale dei Morti, anche se è un nome che gli abbiamo dato noi, in realtà non sappiamo cosa fosse, in fondo è quel viale che conduce, questa foto l'ho fatta dalla piramide del Sole, quella che vedete in fondo è la piramide della Luna, appunto, e il famoso Viale dei Morti, ecco, questa è una foto più desolante, vedete com'è, così, questa mi sembrava doveroso al mettere queste immagini, doveroso al paese che mi stava ospitando, ecco, e in fondo Teotihuacan è uno dei siti archeologici più famosi del mondo e direi più misteriosi, veramente, ci sarebbe tanto da dire. Ecco, allora veniamo ora alla festa dei morti. La differenza che c'è tra le nostre manifestazioni e quelle messicane sta nel fatto che mentre noi il giorno dei morti andiamo noi stessi verso la morte, cioè ci vestiamo di tristezza e andiamo al cimitero, appunto come ho detto prima, piangiamo l'uno sulle spalle degli altri e poi ce ne torniamo a casa. No. Qui in realtà si chiama la morte a vivere con noi. Si chiama, dice, beh, in questi giorni, cara morte, non essere triste, non te ne stare dove sei, dovunque tu sia, vieni con noi e divertiti. Per cui cominciano intanto delle sfilate incredibili, la gente si veste da morto e salta, balla, canta. Oh, naturalmente non dobbiamo confondere questo con la festa di Halloween, anche se le contaminazioni purtroppo sono sempre più evidenti. In un giornale che io ho preso l'anno scorso in un albergo a Città del Messico, che appunto l'amico Roberto stava guardando, c'è una statistica molto interessante in cui, secondo quel giornale, si dice che i messicani festeggiano per quasi il 60% il Dia de Muertos, mentre un 12% ormai festeggia Halloween, gli altri festeggiano tutto, perché festeggiare per i messicani è la vita, veramente, la festa è una cultura, il fatto stesso che si sono inventati questa festa la dice lunga. Quindi loro appunto chiamano la morte a vivere, ecco la grande differenza, almeno quello che io ho percepito. Ecco, quello che vedete qui non è un cimitero, questo è niente meno che il giardino del campestre, ovvero il country club della città di Aguascalientes. Quindi questo non è un posto così per povera gente, no? Ve lo immaginate, pensate che ci sono 25 campi da tennis, un campo da golf infinito, piscine olimpioniche per bambini. Ecco, come vedete anche qui
viene festeggiato, è il Dia del Muertos, lo ripeto, qui si tratta di più giorni, una quindicina, anche 20 giorni. E vedete tutte queste croci? Ecco, qui per esempio si legge, vedete, qui, adesso vediamo, qui riposa, sì, va bene, una morta di indigestione di cocomero, per dire. E poi c'è un'altra in cui mi sembra, insomma, dedicata alla suocera, un'altra ancora, tutte battute, sì, tutte battute di spirito. In questa mi sembra, signore, prendila, come dice, con la stessa allegria. Ecco, accettala con la stessa allegria con cui te la mandano. Quindi, è pieno, insomma, di queste, ce ne sono tantissime, tutte con varie battute di spirito. Ecco, questi invece sono i giardini San Marcos di Aguas Calientes, e questi durante tutto l'anno. Questa è una statua di metallo, come vedete, che c'è la morte con una scopa, e lei che pensa a ripulire il mondo, quindi in questo caso sta semplicemente pulendo un giardino. Eccoci, qui siamo alle... diciamo alla parte più simile a Halloween, nel senso che, va bene, ci sono bancarelle, una fiera, ecco. Ecco, vedete, i dolci sono particolarissimi, perché intanto durante questo periodo si mangia un dolce che si chiama, non per niente, pan del muerto, ed è una specie di pandoro buonissimo, tra l'altro, insieme ad altri dolci. Ah, poi fanno cioccolatini fatti a casse da morto, insomma, tutto quello che la fantasia più sfrenata può immaginare sulla morte, loro non la ridicolarizzano, intendiamoci, la rendono accettabile, o tentano di renderla accettabile, addirittura dolce. Ecco, queste, guardate, sono corone molto molto fantasiose. Ecco, queste sono interessanti, sono le calaveras di zucchero, e queste hanno un significato molto particolare, perché intendono appunto comunicare che ciò che è amaro può anche essere reso dolce, e le fanno proprio di zucchero. Scusate, e ripeto, appunto, la calavera, come vedremo in seguito, è proprio un simbolo molto molto importante nella cultura messicana, nell'arte soprattutto. Uno dei maggiori artisti, un incisore che vedremo dopo, ha proprio fatto della calavera un simbolo. Eccoci, questa secondo me è la cosa veramente più curiosa. Siamo ad Aguas Calientes, che è una città grande nell'altipiano centrale a 2200 metri, una città con 2 milioni di abitanti, capitale dello stato omonimo, e questa città si è inventata niente meno che il Museo Nacional de la Muerte. Io non credo esista da nessun'altra parte del mondo il Museo della Morte, almeno io non l'ho mai sentito rammentare. Eccolo qua. Ecco, qui c'è l'ingresso. Questo è il cortile interno. Ecco, e qui si comincia. Come vedete, nella parte sotto le logge del cortile ci sono già le prime semplici manifestazioni della morte, che non risparmia nessuno. Questo è un cavallo. Eccolo, cavallo e cavaliere, vedete, morti tutti e due. Non c'è scampo per nessuno. Il torero, con le sue vesti, però è scheletro anche lui. Ecco la morte seduta sul mondo. Ecco, qui
questo è all'interno del museo, e questo vi leggo la traduzione perché è molto importante. Mi prendo gli occhiali perché altrimenti non so cosa dico. Questo appunto è una lastra di vetro, appena si entra nel museo si trova. Niente rivela meglio l'idea che il messicano si forma della morte che la rappresentazione del teschio e dello scheletro umano nelle arti popolari. In questa concezione del mistero della morte giocano un ruolo importantissimo le nostre eredità preispaniche. Per gli abitanti mesoamericani, che avevano un chiaro senso dell'immortalità e vedevano con un certo fatalismo l'esistenza, il teschio non era un simbolo di morte ma di vita. Da loro abbiamo ereditato attraverso secoli questa certezza che la frontiera tra vita e morte era torbida o inesistente. Il messicano, la cui preoccupazione principale non è la paura della morte, ma il peso di una vita costantemente accompagnata dall'ansia, ricorre al procedimento estetico di cambiare il senso simbolico della forma, artificio importantissimo del simbolismo universale, che consiste nel togliere al teschio e allo scheletro il suo significato funebre e macabro, per trasformarli in esseri viventi che condividono i nostri dolori e le nostre allegrie e ci assicurano che la nostra vita continua dopo la morte. Non c'è materiale, per umile o difficile da manipolare che sia, che resista all'abilità e alla immaginazione feconda dell'artigiano messicano. Qui troveremo pezzi di coccio dipinti con vetro al naturale, lavori in legno, lamine, vetro, carta, cera, zucchero, cartone e pietre di ogni specie e infine ogni sorta di oggetti fra più svariati per convertirli in stupore della vista, gioia del cuore o spunto per profonde meditazioni. Quindi mi sembra che questa descrizione, diciamo, sia molto molto chiara sul simbolismo del teschio. Ecco, questa secondo me è una delle più belle. La qualità dell'immagine non è quello che è, perché chiaramente io le ho fatte sulla monoteca di vetro, io le ho scattate così e sono venute. Questa secondo me è la rappresentazione più bella, più chiara di quella che è la dualità dell'esistenza. Cioè voi guardate come in questa statuetta, che è di origine mexica appunto, non so se sia azteca o maya sinceramente, e come ripeto a loro gliene importa un granché, fa parte di loro, del loro passato, non stanno a fare distinzioni. Ecco, vedete come la vita è vista come metà morte, metà vita, metà uomo, metà donna, e poi lì c'è il serpente, simbolo chiaramente di rinascita continua. Quindi secondo me questa immagine c'è proprio tutto il senso della ciclicità della visione della vita per i messicani. Ecco, anche questa è un po' meno bella, diciamo, però è altrettanto chiara, no? Che qui vediamo uno mezzo vivo e mezzo morto, insomma, questa è l'esistenza. Ecco, qui ci sono dei bambini aggrappati al teschio di un adulto. Qui sono dei teschi usati in maniera rituale, credo, sempre, ma naturalmente io ho fatto una cernita, ma ce ne sono tantissimi proprio. Eccoci. Qui, per questo dovrei fare un piccolo passo indietro, cioè quando è tornare alla Madonna di Guadalupe. Perché? Allora, intanto c'è da dire, non so, faccio una piccola digressione, spero sia interessante, sul culto della Madonna di Guadalupe. I messicani sono tutti
o quasi tutti cattolici praticanti, no? Perché vedono appunto nella religione cattolica la forma più semplice, più immediata per esprimere la loro religiosità. La storia della Madonna di Guadalupe, in poche parole, è questa. Un certo asteco convertito, un giovane che si chiamava Juan Diego, ecco, e qui ci siamo, Cuauhtlazacatezin, un nome impronunciabile, tant'è che sembra che sia stata proprio la Madonna a suggerire Guadalupe. Cioè, forse c'è un'assonanza e allora non riuscendo a pronunciarlo, insomma, dice la Madonna, ha detto, dice, chiamati Guadalupe, no? E nel 1531 apparve a questo Juan Diego la Madonna, la quale gli disse di andare dal Vescovo e dirgli che sulla collina del la collina Tepeyac, che è il punto dove ci sono tutte le basiliche, ci voleva appunto una chiesa in suo onore. E il giovane andò dal Vescovo, lo prese per grullo e lui se ne tornò a casa. Per la strada la Madonna gli apparve di nuovo e gli disse: guarda, vai, dice al Vescovo, eccetera. E questo ci torna dal Vescovo. Questa volta il Vescovo gli dice: guarda, io ti prendo in considerazione se te però mi porti una prova di questo fatto. La Madonna riappare e gli dice: guarda, vieni domattina in questo posto e io ti darò un segno. Bene, il giovane ci va, non trova la Madonna, ma nel luogo convenuto, che era una pietraia desolata proprio, dove non c'era nulla, trova un cespuglio di fiori, fioriti fuori stagione, sbocciati fuori stagione, proprio non ci dovevano essere. Chiaramente, dice, questo è il segno della Madonna. Cosa fa? Li raccoglie, li mette nel suo mantello e li porta al Vescovo. Il Vescovo, quando vede, cioè, o meglio, nulla, arriva insieme, chiaramente il Vescovo non è che sta lì da solo, no? Con tutti gli altri notabili. Il giovane fa per aprire il mantello per mostrare questi fiori che lui aveva raccolti e miracolosamente non c'erano fiori, ma sul mantello c'era stampata l'immagine della Madonna, al che chiaramente dice sì, miracolo e tutto quanto. Perché racconto questa storia? Perché effettivamente, intanto qui non se ne sta a parlare più di tanto perché ci vorrebbero mesi, l'amico Roberto ce lo può dire, intanto questo mantello della Madonna di Guadalupe somiglia un po' come storia a quella della Sindone o del Mandilion, eccetera, in quanto sembra che effettivamente questa immagine si sia impressa sul mantello in maniera piuttosto, cioè, miracolosa. Alcuni dicono sia dipinta, ma tanti studiosi dicono no, questa non è dipinta. Un'immagine pittorica, non è un'immagine pittorica, appunto. Quindi ci sono varie teorie, ma chiaramente non è che voglio parlare di questo. Perché lo collego a questa immagine? Perché stranamente sulla collina dove è apparsa la Madonna c'era un tempio dedicato alla dea Coio, è così qui, insomma, leggetelo perché è possibile, era la dea della luna. La dea della quindi divinità femminile. Okay. E sembra che anche nel mantello di Maria, quello di Guadalupe, ci siano simbologie simili a queste della dea della luna, il colore del mantello, ma addirittura alcuni studiosi dicono che le stelle che sono dipinte sul mantello rappresentino esattamente la costellazione com'era al tempo appunto dell'apparizione, ma non vista da qui, vista dall'alto. Io questa ve la do come me l'hanno raccontata, ecco, appunto, fate voi le vostre valutazioni. Altra curiosità di questa dea è che il mito, ecco, vedete che sono pezzi, no? Questa è stata smembrata, vedete, si vede il seno, si vedono braccia, gambe, tutte messe alla rinfusa. Perché? Perché
cosa accade? Allora, la dea, questa dea della luna, si arrabbiò moltissimo quando sua madre, che poi era la natura, rimase incinta in maniera disdicevole. Sulla teca lì dove è esposta c'è scritto che rimase incinta mentre spazzava al tempio. Io forse ho tradotto male, non lo so, però ricorda. E cosa fa? Si arrabbia, per cui, molto offesa di questa cosa, si unisce con i suoi fratelli, le stelle, per uccidere, uccidere la madre. In realtà cosa succede? Questo attentato non va a buon fine perché la madre partorisce il sole. Il sole, no? Il dio del sole, altro nome impronunciabile, non ci provo neanche. E cosa fa questo? Vendica immediatamente la madre, cioè questo tentativo d'assassinio, smembrando la sorella e gettandomi la testa per l'aria, ed ecco che diventa la luna piena. Vi ricorda qualcosa questo mito? A me ricorda tanto il mito di Osiride, e quindi come possiamo vedere il mondo è piccolo, no? Ecco, la digressione, perché sono tornata indietro alla Madonna di Guadalupe. Come vedete c'è proprio un collegamento in queste vicende. Ecco, ancora qui abbiamo una serie di teschi più o meno elaborati. Ecco, allora, diciamo, al Museo della Muerte, al piano terreno c'è, diciamo, chiamiamolo reparto preispanico. Poi salendo, ecco che siamo all'epoca post-Colombo. Curiosi gli alberi della morte. Noi siamo abituati a chiacchierare sull'albero della vita, no? Questo è l'albero della morte, conferma della dualità dell'esistenza e della visione che noi abbiamo, no? Dell'esistenza. Che abbiamo, oddio, non tutti, perché bisogna un po' rifletterci, perché molto spesso la dualità non l'accettiamo, accettiamo il bene ma non il male. Ecco, anche queste sono tutte cose un po' grottesche, un pochino strane, no? Però sempre condite da quell'allegria, da quel positivismo che il popolo messicano ha. Ecco, altro albero della morte. Ecco, guardate, questo invece, ecco, qui c'è un convivio di morti, per cui, ecco, quello che dicevo prima, no? Si chiama la morte a vivere, non si va a noi a vivere la morte. Ecco, quindi, quando invitiamo qualcuno, dove lo invitiamo? A tavola, in genere, no? La cosa più semplice, si invitano a pranzo, a cena, ecco, qui sono invitati a mangiare. Questa invece, ecco, su questa vorrei che soffermaste la vostra attenzione, perché è una Madonna, evidentemente, come vedete, con una corona, quindi la regina del cielo, è una Madonna, scheletro. Ora, secondo i messicani sono cattolici e la religione cattolica ci dice che la Madonna non è morta, è stata assunta in cielo. Quindi, questo è alquanto curioso vedere qui invece esposta, è ambivalente, insomma, quindi la Madonna è scheletrita, quindi è morta anche lei, e su questo niente, ognuno faccia le riflessioni che crede. Ecco, allora qui si cambia un pochino argomento, perché questa qui è la Catrina. Il personaggio più famoso creato da José Posada. Adesso vi dico José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada è un incisore
nato nel 1851 e morto nel 1913, e fu un incisore che divenne famoso perché lui con le sue opere illustrava i giornali, cioè gli avvenimenti dei giornali, non essendo comune l'uso della foto come ora, aveva bisogno di dipinti, insomma di disegni. Questo incisore ha inventato questa tecnica, che è una tecnica molto innovativa per gli addetti ai lavori, coloro che sono introdotti nel mondo dell'arte. È un grande artista lui, e il suo personaggio più famoso è appunto la Catrina. La Catrina è questa gran dama, scheletrita, diciamo, no? Siamo un'epoca rivoluzionaria, ma la rivoluzione di Posada sta proprio nell'arte, perché lui non è il rivoluzionario che dice a morte il tiranno, no, state calmi, tanto il tiranno muore, diamoci tutta una calmata, perché comunque la morte ci prende tutti, cerchiamo magari di fargli fare il meno danno possibile al dittatore di turno. Siamo all'epoca di Porfirio Diaz e di Pancioviglia, tanto per intendersi, no? All'inizio del Novecento. Il dittatore è un morto che cammina, esatto. Questa è un'altra incisione sempre di Posada, che appunto è un personaggio proprio di Aguas Calientes, per cui loro lo idolatrano addirittura, no? Però ci sono gli scheletri negri. Sì, appunto, gli scheletri negri anche, no? Vedete che proprio di tutto, non si fa distinzione, si cerca proprio di prendere poco sul serio la morte e allo stesso tempo dargli un valore infinito, perché alla fine, se dobbiamo morire, dice, prendiamola, vediamo il lato, ora parlare del lato positivo. Intendiamoci, non è che il messicano, se gli muore un parente, fa delle grandi risate, cioè la morte per il messicano, come per tutti, è fonte di dolore, di dispiacere, questo va da sé. Però ecco, vi faccio un esempio. In alcune feste, cioè alcune, nelle feste di famiglia, tipo un compleanno, eccetera, cosa fanno? Fanno una gigantografia di un congiunto che è a loro particolarmente caro e lo mettono nella sala dei festeggiamenti e vanno a brindare, cioè lo portano con sé, capito? Ecco, in questo senso va vista la visione positiva della morte. Il dispiacere c'è, ma tanto nessuno lo cambia. Cioè noi cominceremmo a far corna, a toccarci, ecco, perché viene mamma mia, che cosa macabra. Loro non la vedono così, proprio chiamano il morto a vivere e la morte stessa a vivere. Ecco, io cerco di essere veloce. Qui appunto l'arte rivoluzionaria di Posada, perché dopo di lui, dopo che lui ha diffuso anche l'arte, perché attraverso il giornale anche il popolo, le persone più ignoranti, hanno imparato a capire che si può comunicare con le arti figurative. Ecco, dopo di lui sono nati i famosi murales. Questa non è una foto mia, perché purtroppo non ce l'avevo, l'ho tratta da internet, ed è a Città del Messico, il Palazzo del Governo. Ad Aguascalientes il Palazzo del Governo è lo stesso, tutto dipinto con questi splendidi murales, bellissimi proprio sotto questi portici, possiamo andare a vederli, e sono proprio rappresentativi di tutta quella che è la storia e soprattutto la cultura e l'anima di questo popolo. Ecco, questa sono io con una delle rappresentazioni della Catrina. La Catrina in questo periodo gira per le strade, proprio, quindi ci sono queste ragazze vestite da Catrina che niente, si divertono, non è che accompagnano turisti, vogliono mangiare, eccetera, assolutamente, no, si divertono,
passano per la strada, tutte vestite, poi addirittura, sì, questo è il folklore, però c'è per esempio la sfilata dei morti, che non è una carnevalata, ripeto, che nonostante le contaminazioni di Halloween, però non ho immagini e poi non sarebbe... Bisogna vederle, perché bisogna viverle queste cose per capire lo spirito con cui vengono fatte. Cioè una sfilata di morti, una sfilata di automobili, di carri funebri, eccetera. Può essere ridicola, macabra, la possiamo interpretare in mille modi, ma mai con lo spirito giusto, perché bisogna essere lì, sentire profumi, gli odori, sentire il calore della gente, come la gente vive queste cose. Veramente per me è stata un'esperienza meravigliosa. Fermi, questo è un altro, uno che ha preso l'esempio di Posada e ha fatto l'incisore sempre con quello stile lì. Il sepoltore, sempre nel Museo della Muerte, poi ci sono gli autori moderni, quindi ci sono i cartelloni del cinema, no? Tutti con lo stesso tema. Eccoci, questi sono quadri di autori moderni, idem. Ecco, e questa è proprio l'ultima. Questa me l'ha mandata la mia nipote proprio per email. Questo è il palazzo del governo di Aguascalientes, la piazza lì antestante in cui sono state esposte tutte queste catrine che sono proprio il loro simbolo. Spero di non aver annoiato, vi ringrazio. Grazie Patrizia per questo diciamo flash veramente inatteso e inaspettato. Aggiungo solo una cosa abbastanza interessante che potrebbe essere motivo di approfondimento per qualunque altra cosa in relazione a quello che ci hai fatto vedere. Nella cultura mesoamericana, ricordo che addirittura Hollywood gli ha dedicato un film di Indiana Jones, ci sono i testi di cristallo. I testi di cristallo sono quanto di più iniziatico e quanto di più antico ci possa essere in tutto questo discorso. E collegano questo aspetto della cultura, diciamo, dei popoli precolombiani, sia a entità superne che non hanno nulla però a che vedere con la morte, perché sono guardiani cosmici, eccetera, sia ad altre cose che noi non conosciamo, perché sono tuttora oggetto di studio. C'è un certo numero di questi testi di cristallo, fatti non si sa neanche bene come, perché su questo ci sarebbe da parlare, ma è evidente che tutto questo si collega a queste tradizioni, non c'è alcun dubbio. Bene, allora adesso facciamo un piccolo break, quindi il tempo per un caffè e poi proseguiamo. Grazie.